perché qui c'è un fatto che non è che dipende dal carcere, qui c'è una fornitura che dovrebbe funzionare un po' meglio. Questa fornitura non c'è, ma non solo a noi, perché io mi scrivo con degli amici, non c'è da nessuna parte. Perché chi ha la possibilità di comprare qualcosa te la compra, chi non ha la possibilità di comprare determinate cose è in difficoltà, e allora si aiuta in un altro modo, uno gli dà una cosa, un'altra, che funziona, in tutte le parti funziona così. Abbiamo fatto una lettera dove abbiamo chiesto se potevano la ditta che qui che fornisce il sopravvitto, se poteva prendere dei prodotti più economici. 5 euro un chilo di pomodori non si possono comprare, 5 euro un chilo di peperoni non si possono comprare, la carta igienica 3,99 euro non si può comprare, ci sono dei prezzi dove noi abbiamo chiesto se potevano arrivare più la roba più un po' più economica, perché non tutti hanno la possibilità di comprarla. Ci sono delle cose che sono sproporzionate, proprio tipo come i prezzi, le patatine hanno portato un prezzo che sono enorme. Quanto costa? Costa quasi 3 euro, 2,99 euro, sì. Così tanto. 2 euro è tanto. Non parlo delle persone che hanno la possibilità di comprarle, perché ma chi non ce l'ha, diventa pesante il dentifricio, lo spazzolino, la carta igienica, lo straccio per terra, un disinfettante per lavare le cose. Le persone non hanno assolutamente niente, proprio niente. A me è arrivata una persona, io gli ho dato un pigiama, gli ho dato un paio di ciabatte, che ce l'ha ancora ai piedi, pensavo se era venuto. Insomma, gli ho dato una maglietta perché non aveva niente.